Allora, Caraibi, amici, nelle prove di questi giorni una cosa effettivamente non avevo ancora provato ed è a streamare un gioco direttamente da PC. L'avevo sempre fatto tramite Grabber per console. Inoltre, lo facciamo adesso, lo facciamo con Dark Souls 2, un gioco nuovo che non abbiamo mai visto per console durante queste prove e che quindi vediamo per PC, non è vero, l'abbiamo visto in tutte le salse, e ne approfittiamo per provare anche la nuova webcam, quindi in questa serie di test vediamo un po' tutte e due le cose insieme. Allora, Dark Souls 2, dunque io però devo, non posso seguire qua. Dicevo, Dark Souls 2, lo vediamo in 1920x1080, cioè almeno lo streaming poi sarà una risoluzione più bassa, però per capire insomma se tutto l'ambaradan ce la fa. Io lo lancio a 1920x1080 con settaggi alti in generale. E dunque, allora torniamo un attimo a una schermata, ecco qua, che ci può essere più utile e andiamo a vedere. Ci avevamo già giocato 4 ore, tra l'altro proprio in diretta. Allora, può servirmi in questo momento fare questa cosa per controllare ogni tanto che si dice da queste parti. Mutiamo. Dunque, vediamo un po'. Allora, va bene, tendenzialmente io adesso giocherò e poi i risultati di questo streaming me li guarderò dopo. Cane antipatico. Qua avevo esplorato poco, l'altra volta che ci ho giocato, visto che ho solo due fiaschette Estus. Allora, nel frattempo io mentre gioco non sto subendo particolari rallentamenti, che dal mio punto di vista già è una buona notizia. Dovrei stare più attento ai cani, questo sì. Quello proprio in generale nella vita. Eh sì, solo che effettivamente con due sole fiaschette test qua è inutile proprio che ci andiamo, secondo me. Riproviamoci quando abbiamo caricato un po'. Caraibi Parollom. Parallom, mi dici come ti sembra a livello di fluidità e qualità audio-video questo streaming? Perché sto facendo delle prove con nuovi strumenti e nuovi settaggi. Ti leggerò tra qualche secondo.
Allora, vediamo un po'. Qui probabilmente siamo ancora lontani dal... far sparire in modo permanente questi mostri in questa zona. Possiamo vedere però quanto ci serve. Sì, dai, possiamo farmare un pochino qua, così poi. Prendiamo un livello. Allora, è sempre l'ultimo gradino che ostacola la mia magia. La mia magia anche in senso figurato. A cercare le mosche. Cercare le mosche. Tra l'altro, una bella effigie umana. È vero che i cani ne droppano di tanto in tanto. Scusate. Ho sentito versi di un altro cane, forse l'avevo perso per strada. Stai fermo. Non mi ricordo più se il mio personaggio è maschio o femmina. Ah no, giusto, allora possiamo livellare. Quindi facciamoci questo giretto a Majula. Ah,
vincerò. Vabbè, mi hanno per un attimo illuso che la schermata comparisse quando il frammento ce l'hai, e invece non è così. Allora, portiamo un po' avanti, direi. Intelligenza. Ah sì, dai. Tra l'altro, fammi anche vedere una cosa. Fatto proprio ancora niente in questa partita. Per esempio, la casa del fabbro l'ho aperta, sì. Questa qui invece secondo me ancora no. Vediamo, infatti già è chiusa. E non c'è neanche la vecchia qui. Ok. Questa si potrebbe andare a prendere subito. E magari non ho neanche fatto ancora, che ne so, il persecutore, per esempio. Fammici pensare. Potrei non averlo fatto? Lo possiamo scoprire così. Questi falò ce li ho entrambi, però dunque questo è quello a cui si arriva dal persecutore, mentre non ho l'altro a cui si arriva dalla nave, quindi sì, probabilmente il persecutore l'ho già fatto, ma ci facciamo un giro e andiamo a controllare adesso, dopo aver parlato con la vecchia. Ah, il controller, se non sei proprio nella finestra del gioco. È ora che tu raccolga le tue cose e te ne vada. Ok. Va bene, dunque, vediamo se ci serviva qualcosa.
La chiave l'abbiamo presa, queste poi magari le possiamo prendere a Magiula. Questo l'abbiamo preso. Ok, facciamoci un giro veloce dal persecutore che però dovrebbe essere stato abbattuto. Questi ci sono ancora intanto. Devo essere più antipatici con questi scudi. Mi ha chiamato un terzo. Bravo. Che però se ne va, non è interessato alla pugna. Guardiamoci. Non mi vuoi guardare più, mi vuoi picchiare. Giro, giro tondo, casca il mondo. Oh, casca la terra. Tutti giù per terra. Devo scendere, devo andare di qua. Sì, è stato fatto il persecutore. Va bene, allora io direi che posso essere soddisfatto della quantità di video streamato. Vado a interrompere così do tempo a Twitch di salvarlo nelle trasmissioni passate. E poi me lo guardo per vedere un po' com'era la fluidità e tutto il resto. Lasciamoci con questo viaggio dalla foresta dei giganti caduti in volo alla Bastiglia perduta. Bene. Caraibi, quindi amici, Caraibi a tutti, ci vediamo prossimamente.